al segretario comunale per l'appello. Citterio Cristiano. Presente. Orlandino Vincenzo. Baroffio Marzia. Calò Andrea. Adamoli Giorgia. Presente. Adamoli Roberto. È assente giustificato. Maletta Veronica. Santa Croce Giuseppe. Lacchè Tullio. Baroffio Enrico. Gambarini Sergio. Tizzi Silvio. Battistella Luciano. 12 presenti e un assente. Grazie segretario. Il primo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni del sindaco e abbiamo le nuove deleghe ai consiglieri comunali. Allora, in aggiunta alle deleghe esistenti conferisco la delega al consigliere Andrea Calò per i rapporti con la scuola, che va ad aggiungersi appunto alla delega per la promozione della biblioteca, e alla consigliere Veronica Maletta la delega ai rapporti con le associazioni, che va ad aggiungersi a quella per i rapporti con le periferie. Di fatto con la scuola era già un rapporto costante quello del consigliere Calò, che ha lavorato con il consiglio comunale dei ragazzi e abbiamo deciso appunto di dare un supporto ulteriore all'operato dell'assessore per vari motivi, e quindi diventerà un po' l'interlocutore privilegiato. Ovviamente le deleghe dell'assessore non vengono modificate, si rimarrà ancora totalmente responsabile per quello che sono i servizi educativi, quindi anche poi quello soprattutto sono i servizi comunali per la scuola, quindi il prescuola, il doposcuola, le mense, il campo estivo, quindi tutta la parte più consistente dei rapporti con dei servizi fatti per le scuole. Ovviamente lavorerà il consigliere Calò in stretta collaborazione con l'assessore, però serviva appunto, visto che i rapporti con la scuola sono sempre più intensi in entrambe le direzioni, le richieste sono tante, i mutamenti proprio delle esigenze dei ragazzi sono notevoli, serviva appunto un punto di riferimento, e poi per ufficializzare un po' quello che era già una buona parte dell'operato del consigliere. Per quanto riguarda il consigliere Maletta, appunto anche lì sempre per dare un rapporto e un nuovo impulso a quello che è i rapporti con le associazioni, d'accordo appunto con l'assessore abbiamo assegnato questa nuova delega, quindi anche lì sarà l'interlocutore privilegiato per i rapporti con le tante associazioni pedanesi che sono in crescita e soprattutto che avranno a breve tutta una loro evoluzione di Stato per quello che è la riforma del terzo settore che riguarderà tutte le associazioni italiane. Quindi anche per quello e per condurre, per avere un ottimo coordinamento, si va ad aggiungere questa delega, per cui sarà il principale interlocutore per quello che riguarderà le associazioni e tutto il loro operato all'interno della vita del Paese. Adesso se l'assessore vuole o i consiglieri vogliono aggiungere qualcosa a questa presentazione, prego assessore Baroffio. Prego. Buonasera a tutti, ma volevo semplicemente innanzitutto ringraziare i collaboratori che già davano un notevole supporto e un po' a spiegare il perché di questa scelta. È stata una mia espressa richiesta a seguito di ulteriori problemi di salute che mi impedivano di essere più presente, più fattiva, più sul pezzo, insomma. E quindi ho chiesto, è stato ben accetto da loro, si sono messi in gioco, hanno preso le loro responsabilità, già facevano la maggior parte del lavoro. In aggiunta, ci sono altre parti che effettivamente gravavano un po' sul mio ruolo, sulla mia salute soprattutto, e quindi non posso far altro che ringraziarli. Comunque,
io ci sono, non è che scompaio nel nulla. In ogni caso, vabbè, il referente principale comunque sarà sempre l'assessore, loro saranno gli interlocutori rispetto ai loro ruoli. Grazie. Grazie Marzia, se appunto vanno ad aggiungersi questi all'operato di tutti i giorni, con le associazioni soprattutto c'è proprio una riforma che sta arrivando, che quindi va affrontata per bene. Bene, se non ci sono osservazioni possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno, che sono i verbali, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Verbali dal 29 al 33 del 30 novembre 2017, poi dal 35 al 42 del 19 dicembre 2017, erano i due consigli precedenti che erano rimasti indietro. Se ci sono osservazioni ai verbali, altrimenti possiamo metterli in votazione. Bene. Favorevoli? Facciamo controprova. Contrari, astenuti, nessuno. Abbiamo votati quindi tutti assieme, tutti due seduti, sì. Vabbè. Ecco, il terzo e ultimo punto all'ordine del giorno è la ratifica della deliberazione giunta comunale che aveva ad oggetto le variazioni al bilancio dell'esercizio 2018, quindi erano variazioni di competenza della Giunta che devono essere poi approvate entro i 60 giorni successivi, quindi sono in scadenza adesso. E le variazioni sono diverse nature, che sono rese indispensabili, e darei quindi la parola all'assessore competente per illustrarli brevemente, poi se qualcuno vuole entrare nello specifico prima di metterli in votazione. Assessore D'Ambrosio, prego, eventualmente assistito dalla ragioniera Donnarumma, prego. Sì, do un quadro delle variazioni che vengono presentate poi dal punto di vista numerico. Allora, complessivamente le variazioni che vengono presentate hanno un importo di 227.000 euro. Ci sono piccole variazioni che riguardano il personale e l'adeguamento anche a seguito degli accordi con i sindacati per la contrattazione decentrata. Quindi tutte quelle variazioni che vengono illustrate nell'allegato 8.1 sono variazioni, quelle variazioni da 1.500 euro eccetera riguardano questo aspetto. Le variazioni più importanti, sono le più consistenti, invece riguardano spese in conto capitale. 100.000 euro di variazione che riguarda l'aumento di spesa riguardo alla scuola materna, l'adeguamento della struttura alle norme alle norme antincendio. La spesa iniziale era stata preventivata in 60.000 euro, integrata oggi con la delibera di giunta oggi in ratifica di 100.000 euro. Manutenzione straordinaria del servizio idrico, quella variazione di 35.000 euro in aumento, quindi costituzione di una manutenzione straordinaria, riguarda il sistema idrico e degli interventi che sono stati necessari. Poi una variazione di 80.000 euro che riguarda il progetto del PGT e la variazione di 5.000 euro che riguarda interventi, la fase di progettazione per l'efficientamento dell'impianto elettrico della scuola elementare.
Questo dal punto di vista numerico. Poi una descrizione più precisa sicuramente ve la saprà dare l'assessore di riferimento, come è accaduto anche in commissione bilancio. Sono variazioni che sono state approvate dalla Giunta e nella delibera di Giunta l'urgenza riguardava la manutenzione straordinaria del servizio idrico integrato, perché erano degli interventi che sono stati si è dovuto fare e spendere immediatamente. E, la spesa che riguardava la redazione del PGT, perché comunque era in corso questo tema ed era necessario la previsione della spesa all'interno del bilancio. Queste variazioni e queste spese vengono finanziate, sono state finanziate soprattutto attraverso una minore spesa di 220.000 euro che ha riguardato la missione relativa alla viabilità, quindi la missione numero 10. In buona sostanza qui il tema è legato ad una concessione all'ottenimento di spazi finanziari che hanno consentito di eliminare fondamentalmente dalla voce di spesa inizialmente prevista a bilancio, portandola all'interno dell'avanzo e sfruttando l'avanzo di amministrazione per poter intervenire sul muro di via Baracca, che ora quindi non è più finanziato da una voce specifica all'interno della missione 10, ma verrà finanziato con l'avanzo di amministrazione grazie agli spazi finanziari che sono stati ottenuti. Queste sono le variazioni. Grazie Assessore. Non so se qualcun altro vuole intervenire sulle variazioni, se possiamo aprire il dibattito. Prego, se c'è qualche intervento. Consigliere Tizio. Sì, buonasera. Dunque, nulla da dire sulla l'inconveniente, chiamiamolo così, della manutenzione dell'acquedotto, della rete fognaria, quindi questo è successo e quindi questo è sopraggiunta l'urgenza quindi di questo consiglio straordinario per 35.000 euro. Ecco, quello che non riesco a capire, io ho il verbale qui della Giunta perché quello del consiglio non l'ho avuto, che qui si dice, ci vedo più, l'età avanza, porca miseria, l'urgenza dell'acquedotto della rete fognaria e poi conferire un incarico per la redazione della variante al PGT. Però non si fa riferimento ai 100.000 euro della scuola materna. Volevo sapere questo, come mai non è stato inserito nella delibera, visto che dobbiamo approvare anche questa variazione. 100.000 euro è una cosa secondo me da segnare e da modificare questa delibera. Poi non si poteva creare magari sul bilancio di previsione, io vado a prendere ancora il bilancio di previsione perché mi sembra strano che ci siano, a parte i 35.000 euro, queste variazioni di importi così grossi. Non si poteva fare un fondo al 31 dicembre di fondo di interventi extra, di fondo di manutenzione, perché adesso ci troviamo dopo 3 mesi in consiglio, però la giunta è stata fatta l'8 di febbraio, il bilancio di previsione il 22 dicembre, non so più o meno. Dopo un mese e 10 giorni, sono state fuori queste 100.000 euro di manutenzione straordinaria della scuola materna impianto antincendio. Quindi, secondo me, non sono uscite nel giro di un mese. Ci dovrebbe essere, secondo me, un'analisi magari più attenta per non ritornare a rivariare ancora il bilancio di previsione. Stessa cosa per il progetto del PGT. Noi variamo il nostro bilancio di 80.000 euro dopo un mese. Secondo me, non so, c'è stata una relazione non attenta per la predisposizione del bilancio di previsione, questo mi viene da dire. E poi andiamo a toccare 220.000 euro di trasporti
e viabilità, 220.000 che un mese prima li avevamo messi e adesso li togliamo. Secondo me c'è qualcosa che non va nel bilancio di previsione, perché dopo, ripeto, dopo un mese e 10 giorni si poteva, secondo me, arrivare, non dico alla manutenzione interventi della rete fognaria, per l'amor di Dio, e dell'acquedotto, ma per queste cose si poteva tenere in considerazione. Quindi chiedo un chiarimento come mai siamo ritornati qua con una, per variare di già queste tre voci. Ecco. E poi volevo dire, visto che abbiamo già, sono già stati depositati gli atti del consuntivo del 2017, magari potevamo fare un bilancio, un consiglio comunale unico, senza farne due e quindi andare a risparmiare qualche cosa. Ecco. Questi qui sono i miei interventi. Grazie. Grazie consigliere Tizzi. Assessore D'Ambrosio, prego. Allora, lì per quanto riguarda l'urgenza, effettivamente nel verbale di giunta sono previsti, è indicato come urgente la variazione di 35.000 e degli 80.000. Le altre variazioni sono state introdotte per il principio di economicità degli atti di gestione, cioè approfittando del fatto che sono emerse queste due urgenze, si è approfittata della deliberazione della Giunta per introdurre anche altre variazioni che non avevano il carattere di urgenza, ma erano utili, comunque era utile presentarle, che venissero approvate. Il discorso di creare un fondo per sopperire insomma alle urgenze, quando si parla di spese in conto capitale questo non è possibile. Esiste una voce che è il fondo di riserva, che è presente in bilancio e che serve proprio per le situazioni di emergenza, ma purtroppo quel fondo di riserva può essere utilizzato solo per la spesa corrente. E tra l'altro è finanziato dalle entrate, quindi più alto lo faccio, più faccio spendere ai cittadini. Però quello stesso fondo di riserva non può essere utilizzato poi per le spese in conto capitale. Quindi quando accadono problemi al servizio, al sistema idrico, o comunque tutte quelle spese che fanno parte del titolo secondo, devo per forza provvedere ad una variazione di bilancio se i fondi non sono sufficienti o non esistono fondi da cui posso attingere per intervenire. I 220.000 euro, variazione consistente, ma è una variazione che mi serve per finanziare sì questi interventi, insomma queste variazioni, queste maggiori spese, ma che dal punto di vista tecnico non mi fa venir meno il progetto che era legato a quei 220.000 euro, e quindi di fatto conservo quella che era l'idea iniziale del bilancio di previsione, cioè quello di consolidare il muro di Via Bracca. E lo sposto sostanzialmente, lo faccio andare nel bilancio, nell'avanzo di amministrazione, ma faccio questo tipo di manovra sia per riuscire a far quadrare queste maggiori spese, ma anche perché nel frattempo io ho ottenuto a fine febbraio degli spazi finanziari concessimi fine gennaio, degli spazi finanziari che mi sono stati concessi dallo Stato, e allora a quel punto posso utilizzare tranquillamente l'avanzo di amministrazione per coprire quelle spese senza necessità di dover collegare questa spesa a delle entrate di competenza dell'anno. Quelle entrate di competenza dell'anno di fatto le utilizzo per coprire queste maggiori spese che sono individuate qui. Mi pare che queste fossero,
fossero i quesiti. Ho concluso. Assessore, c'è forse il vice sindaco che voleva aggiungere qualcosa. Sì, buonasera. Sì, volevo giusto darvi un aggiornamento, visto che abbiamo sentito delle cifre. I 35.000 euro che sono suddivisi in tre interventi in tre differenti zone del paese, praticamente appunto, come avete fatto notare, riguardano degli interventi urgenti che si sono nel frattempo sopraggiunti nei primi mesi dell'anno, quindi difficilmente prevedibili sostanzialmente in quanto interventi straordinari. Ecco, due dei tre interventi sono già stati portati a termine, già sistemati, nello specifico la sostituzione del quadro elettrico e la sostituzione delle pompe alla sorgente della baraggia con contestuale revisione, la sistemazione del collettore fognario di Via dei Martiri e settimana prossima, comunque nei prossimi giorni, verrà effettuata anche la sostituzione delle pompe di sollevamento in Via Pastore. Interventi appunto contingibili, quindi insomma a cui abbiamo dovuto far fronte nell'immediato in maniera urgente. Una specifica sui 100.000 euro. L'anno scorso, come ben sapete, abbiamo iniziato un percorso, ormai da 3 anni, edifici scolastici. La scuola dell'infanzia ha evidenziato alcune criticità dal punto di vista del consolidamento delle strutture, alcuni elementi da consolidare all'interno della struttura e si rendono necessari interventi di consolidamento del seminterrato e di una parte dei muri praticamente. Questo si aggiunge a un altro adeguamento che era in corso e che era quello per l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi. Quindi sono due interventi di adeguamento, uno strutturale ed uno alla CPI. Il completamento di questi interventi ci consentirà di ottenere la certificazione di idoneità statica della struttura e la certificazione di prevenzione incendi che ancora manca su quell'edificio. È un intervento piuttosto complesso perché, come sapete, la scuola nei decenni ha subito più interventi e quindi mancava una valutazione complessiva della struttura. Le prove, perché l'anno scorso avevamo previsto dei fondi per fare delle prove di statica o comunque di tenuta strutturale, hanno evidenziato alcuni elementi da migliorare, insomma alcune criticità che vorrei chiarire assolutamente non mettono a rischio in nessun modo proprio la struttura di per sé, ma che ai fini proprio dell'ottenimento delle opportune certificazioni necessita di alcune sistemazioni. Quindi questo spiega l'ammontare anche piuttosto importante. In questi 100.000 euro abbiamo inserito anche un secondo lotto di interventi che riguarda l'efficientamento dell'impianto di riscaldamento sulla scia di quello che era stato fatto alle scuole elementari, visto il buon esito ad oggi sia in termini di risparmio che in termini di comfort all'interno delle scuole elementari, abbiamo deciso di sostanzialmente replicare l'intervento anche all'interno della scuola dell'infanzia. Quindi una parte dei 100.000 euro, circa 40.000 euro, saranno dedicati a quel tipo di intervento. Quindi questo spiega l'importanza, comunque l'entità dell'importo. Teniamo presente che appunto entro la fine dell'estate avremo l'idoneità statica della struttura e la certificazione di prevenzione incendi che ancora mancava, e quindi completiamo una fase importante di lavori in una struttura alquanto importante, insomma. Ecco, poi un piccolo intervento riguarda l'avvio di una fase progettuale sul rifacimento dell'impianto elettrico presso la scuola elementare.
sono 5.000 euro che sono stati messi a punto per iniziare a avviare il progetto e una prima fase, diciamo, di intervento che probabilmente riguarderà le luci di emergenza sull'impianto elettrico della scuola elementare, che ancora risale alla notte dei tempi, quindi necessita di un intervento. Il consolidamento del muro di via Baracca, che viene, tra virgolette, visto all'interno del bilancio come minore spesa e quindi che compensa i 220.000 in riduzione, come ha già detto giustamente l'assessore dottor D'Ambrosio, è stato secondo me un ottimo intervento anche proprio di gestione contabile di bilancio, nel senso che la possibilità di richiedere spazi finanziari era legata a uno stato avanzamento di progettazione che il muro di via Baracca aveva già, nel senso che l'aver già una progettazione preliminare ci ha consentito di poter richiedere lo spazio finanziario su quell'opera e smarcare delle risorse disponibili per far fronte a queste emergenze. Abbiamo avuto ragione, perché poi siamo stati premiati col riconoscimento dei 220.000 euro come spazio, quindi nessuna opera di quelle che vedete qui non verrà realizzata, sono tutte quante contemplate all'interno del piano opere del 2018, quindi saranno poi di prossima realizzazione. Grazie. Grazie Vice Sindaco, quindi sì, confermo l'ordinarietà dello strumento delle variazioni di bilancio, a cui ci dobbiamo un po' abituare, proprio perché i bilanci devono essere fatti sempre in maniera sempre più attinente a quello che è la previsione. Quindi anche prevedere delle valutazioni su interventi che non sono prevedibili non è possibile, quindi al di là dello strumento della riserva di bilancio che è consentito, ma con i limiti che abbiamo sentito, non si può stare larghi su dei capitoli di spesa solo per il fatto che magari si può rompere un tubo. Bisogna intervenire quando c'è, con gli strumenti giusti, e si prega, appunto, si confida nella disponibilità dei consiglieri, appunto, di intervenire sulle cose urgenti e importanti, come abbiamo sentito, anche quando non sono strettamente attinenti all'intervento, ma sono magari conseguenza di norme di deliberazione del governo, che quindi arrivano a bilancio già fatto e che poi consentono di sbloccare delle importanti risorse per fare opere importanti per il Comune di Vedano. Questo abbiamo già detto più volte e lo sottolineiamo anche stasera. Prego, se c'è qualche altro intervento. Consigliere Tizzi, prego. L'ultimo, poi basta, dopo questi interventi mi sono venuti tre curiosità. Quindi 600.000 non sono dentro nella delibera del Consiglio, perché non è ritenuto urgente, è ritenuto quindi urgente l'incarico per la redazione della variante al PGT. Quindi adesso mi è venuto il dubbio, la curiosità, cos'è questa urgenza relativa al PGT? Giusto? Mi hanno detto così, qui dentro sono le cose urgenti, quindi questa variante al PGT è una considerata urgente, quindi che cosa si tratta, che non era possibile prevedere. Poi un'altra cosa che mi sono segnato è questa variazione che parliamo appunto del muro di via Baracca, no? Quindi le opere si fanno con l'avanzo di amministrazione, quindi non si fa la variazione adesso? Se si fa dopo, se non si fa, non c'è bisogno, non lo so, una domanda, quindi se si varia l'opera con l'avanzo di amministrazione. E poi quindi io devo dedurre che siamo stati un po' fortunati con questa cifra che è entrata da parte dello Stato, quella di fine di gennaio, se no non riuscivamo a fare queste correzioni. Grazie. Questo importo, no? È entrato a fine gennaio, quindi cosa facevamo se non c'era questo importo? Grazie. Ecco,
Così con il se non si fa grandi, se si fa la storia con il se, quindi bisogna, sugli elementi oggettivi che sono stati presentati, si è data una risposta prontamente come è richiesto per fare in questi casi, e quindi all'ufficio tecnico per dare tutti gli strumenti per muoversi. Questo è il lavoro della Giunta, e mi sorprende che chi ha fatto parte della Giunta debba trovare questi cavilli. Veramente non è un grande esempio di stile. Però adesso, se l'assessore vuole dare qualche risposta tecnica, prego. Assessore D'Ambrosio. No, solo per il discorso dell'avanzo. I 220.000 vengono tolti da questo conto per destinarli all'avanzo. Fino a che io non approvo il consuntivo, io l'avanzo non ce l'ho. E quindi devo aspettare di approvare l'avanzo, e dopo uno degli argomenti sarà quello di destinare 220.000 all'avanzo che io ho disponibile a quel punto. A quel punto rilevo. Però di fatto lo sto già facendo adesso, perché lo tolgo da questa voce, libero le risorse che avevo collegato le risorse in entrata che avevo collegato a questa spesa, e prevedo nelle mie intenzioni di destinare questa spesa finanziandola con l'avanzo, perché tanto a fine gennaio mi hanno concesso gli spazi finanziari, quindi posso liberamente utilizzare quell'avanzo. Per la previsione, questo sarà poi un argomento che verrà fuori quando andremo ad approvare il consuntivo. Il consuntivo del 2018 chiuderà con la competenza, con una formazione di avanzo di competenza di circa 25.000 euro. Questo sì, al netto di tutti i fondi. Questo vuol dire che le previsioni che sono state fatte l'anno scorso sono state fatte bene, e sono molto molto vicine alla precisione, insomma. Si è generato, costituito un avanzo molto basso, nonostante il bilancio sia stato approvato a dicembre, ma è uno degli obiettivi che avevamo, che abbiamo sempre avuto anche con l'ufficio, e che abbiamo sempre chiesto a tutti gli uffici, perché ovviamente un avanzo eccessivo porta anche a chiedere più soldi ai cittadini per sostenere spese che poi in realtà non vado a sostenere durante l'anno. Grazie. Grazie, assessore. C'è qualche altro intervento? Consigliere Baroffi, prego. Sì, grazie. Dunque, intanto prendo atto che non è stata data risposta al consigliere Tizzi rispetto all'urgenza della variazione relativa al PGT. Questo magari lo farete, ce lo spiegherete meglio dove stava l'urgenza alla fine del mio intervento. Io vorrei sottolineare una cosa, però. È già la seconda volta in breve tempo, un arco di tempo abbastanza breve, che ci chiamate a deliberare una ratifica di un atto compiuto dalla Giunta di competenza del Consiglio Comunale. Perché questo atto di cui stiamo parlando adesso è di competenza del Consiglio Comunale e la Giunta può adottarlo soltanto in presenza di urgenza. Avete appena ammesso quindi che l'urgenza era relativa a un intervento sul sistema idrico e sulle fognature. Al di là della considerazione che, se è vero che non possiamo fare un fondo di emergenza su questo tipo di interventi, è altrettanto vero che in un bilancio di previsione si può comunque appostare una somma per manutenzioni, che evidentemente o non è stata appostata o non era sufficiente. Ma diciamo che questo ci può stare, un errore di valutazione, la Giunta interviene immediatamente per non lasciare il Comune senza acqua o con le fognature che perdono, e il Consiglio viene chiamato a ratificare. Tutto quello che è stato aggiunto dopo, compreso il PGT, perché secondo me l'urgenza non c'è, adesso magari ce la spiegherete meglio, ma il PGT lo sapevate già perché avete avviato la procedura per la revisione del PGT prima del 19 di dicembre, quindi nel 19 di dicembre poteva già essere messa in previsione la somma che adesso siete andati a deliberare in giunta,
Ma non solo questo, è una, comunque una somma che poteva essere chiamata in delibera su una convocazione di Consiglio Comunale in variazione del bilancio di previsione, come del resto le altre somme che sono state inserite già che c'eravamo, in nome del cosiddetto principio di economicità degli atti di gestione citato dall'assessore, che adesso vorrei che ci enunciasse più nel dettaglio. Perché si tratta di una cosa seria questa, cioè il fatto che la Giunta prenda decisioni che sono di competenza del Consiglio deve essere eccezionale, deve essere ben motivato, e sostanzialmente di questo stiamo discutendo adesso, cioè se esistevano o meno i presupposti per la Giunta per adottare questo tipo di atti. Quindi io, che dovrei prendere lezioni di stile dal Sindaco, vi invito a ridurre al minimo questo tipo di strumento, perché state spogliando il Consiglio Comunale di una sua prerogativa e quindi state impedendo ai consiglieri comunali di prendere visione preventivamente di quello che sarebbero le variazioni e di discuterne sia in Commissione che in Consiglio. A questo punto non entro negli ulteriori dettagli della discussione sulle variazioni nel merito, perché questa sera è un prendere o lasciare, cioè non stiamo discutendo di scelte di politica di bilancio. Stiamo discutendo del fatto se fosse o meno legittima la decisione della Giunta di arrogarsi la prerogativa del Consiglio Comunale di prendere queste decisioni. Grazie. Grazie consigliere Baroffio. La prerogativa non è stata tolta, tant'è che oggi la delibera la mettiamo in votazione, quindi i consiglieri comunali sono presi per esprimere la loro responsabilità su questo atto. È un atto del Consiglio Comunale, non è un atto che della Giunta, quello che stiamo discutendo stasera. È un atto che sono i consiglieri che oggi votano per stabilire se sono d'accordo o no con queste variazioni, che sono rese necessarie perché abbiamo sentito che c'è stato non un'entrata ma un'apertura allo spazio di stabilità che ha consentito di fare queste cose, che non era prevedibile con certezza prima. È stata fatta la domanda, ma come tutte le domande mettono una risposta positiva o negativa. La risposta è arrivata a gennaio e in conseguenza di quello è stata, con quell'apertura lì, è stato poi rimodulato il bilancio. E per cui non riesco a capire la polemica. È cambiato rispetto alla giunta precedente, è cambiato l'ordinamento contabile e quindi alcune cose posso capire che siano nuove, anche se almeno un paio d'anni che lo stiamo applicando qui a Vedano, e dobbiamo, ripeto, abituarci anche a questo modo di gestire il bilancio, che è il modo corretto, cioè si fa il bilancio di previsione prima di iniziare l'esercizio successivo. Questo è il modo ordinario. C'è lo strumento delle variazioni di bilancio, che è uno strumento ordinario di variazione del bilancio, mentre non è ordinario ma è straordinario la gestione che è stata fatta per tanti anni a Vedano, quella della gestione in dodicesimi, una gestione in emergenza, cioè siccome non si è concluso il bilancio si va avanti un pezzettino per volta e quello non consente la necessaria programmazione dell'ente. Questo è il cambiamento che c'è stato, chiaro, netto. E anche appunto prevede quello che dicevamo, la previsione delle manutenzioni non si può fare per quello che è manutenzione ordinaria, per quello che è straordinaria non è prevedibile, perché la rottura di un impianto non è prevedibile. Quindi appostare delle somme che poi non vengono utilizzate genera poi quegli avanzi di bilancio che a fatica sono stati contenuti, perché quelle risorse che andavano sprecate sono state invece utilizzate, come ha già anticipato l'assessore, avverrà per l'anno scorso. Quindi col bilancio appunto consuntivo vedrete poi l'applicazione di questo nuovo modo di gestire il bilancio, che consente di fare tante cose, come lo vediamo oggi nelle piccole variazioni. Siamo solo all'inizio dell'anno, vediamo quante cose si consentono di fare
con una gestione oculata del bilancio e poi le tante opere pubbliche che sono state fatte, alcune attendono il compimento, altre sono invece in programma. Quindi questa è la gestione del bilancio ordinaria che consente una programmazione di cui il Consiglio è titolare e quindi si esprime. Alcune cose sono di competenza della Giunta perché è cambiato l'ordinamento contabile, altre cose sono addirittura di competenza dei funzionari, le piccole variazioni, altre come questa che qui stasera è di competenza del Consiglio e siamo chiamati tutti a decidere. Poi, ripeto, ognuno esprime la propria posizione, però mi sembra una gestione corretta e lineare di come si gestisce un bilancio di una pubblica amministrazione. Non so se l'assessore vuole aggiungere qualcosa. Solo una cosa veloce. La ratifica, l'intervento della Giunta con i poteri del Consiglio l'anno scorso l'abbiamo adoperato una volta, perché adesso sembra chissà quante volte abbiamo adoperato questo strumento. È la seconda volta in 5 anni, quindi non mi sembra. Ci sono state comunque, c'è stata l'urgenza per dover adoperare questo strumento che è comunque previsto dall'ordinamento, quindi lo si può utilizzare, perché ci sono stati degli accadimenti che ne hanno dato necessità e quindi è stato fatto. Tutto qui, ecco. Poi per quanto riguarda le previsioni e i comportamenti, insomma, di quando portare, quando approvare il bilancio di previsione, eccetera, lì è una scelta anche di chi gestisce, dell'amministrazione, come comportarsi, quale indirizzo prendere. Si possono prendere due strade, quella che abbiamo scelto noi è quella di fare delle previsioni precise per riuscire a minimizzare l'avanzo di amministrazione, perché riteniamo che comportandosi in questa maniera riusciamo anche a ridurre la richiesta dell'ente ai propri cittadini e comunque ad operare nel modo più corretto, piuttosto che la seconda strada è quella di abbondare sulle previsioni e quindi fare delle previsioni abbondanti, e a quel punto ho tutti i capitoli di a disposizione per anche le grandi urgenze, però il contraltare è che devo finanziarle e quindi devo cercare le risorse per poterlo fare, che possono essere quindi chiedere soldi ai cittadini o trovare altre soluzioni. Sono due strade che vengono valutate dall'amministrazione che ha in mano questa decisione, e noi abbiamo scelto la prima strada. Ecco. Se assessore, c'è qualche altro intervento prima di mettere in votazione la variazione di bilancio? Consigliere Baroffio, prego. Sì, dunque, forse siete un po' prevenuti, ma noi questa sera non abbiamo parlato della scelta o meno di portare il bilancio di previsione a dicembre, abbiamo semplicemente discusso del contenuto del bilancio di previsione e soprattutto dell'utilizzo di questo strumento della delibera di giunta, che per quanto il sindaco ritenga normale, che questa sera, secondo il sindaco, questa sera noi siamo chiamati a discutere della variazione di bilancio, noi in realtà questa sera siamo chiamati a discutere della opportunità e della scelta di farla in giunta sulla base della sussistenza o meno dei presupposti, sui quali ancora una volta non c'è stato risposto. Cioè, dove stava l'urgenza degli 80.000 euro di PGT? Questa è la terza adesso. E può per cortesia enunciare il principio di economicità degli atti di gestione sulla cui base sarebbero stati introdotti nella delibera di giunta anche voci e questioni non urgenti? Perché stiamo parlando di questo. Se fosse come ha detto il sindaco nella replica al mio precedente intervento, voi potreste farlo ogni volta, cioè ogni volta che c'è una variazione ve la portate in giunta e poi chiedete al Consiglio di ratificarla, ma non è così, cioè non è così che si deve fare. Poi fate come volete. Grazie. Grazie Consigliere Baroffio. Non so se
sono altri interventi. Le urgenze sono state tutte spiegate. Il PGT, come ha detto, è iniziato. Non so se il Consiglio se n'è accorto, ma il PGT è iniziato e quindi iniziano ad arrivare le incombenze con cui i professionisti dovranno essere in qualche modo pagati. Quindi è palese ed è sotto gli occhi di tutti che sia una delle incombenze a cui bisogna attendere. Sul principio lascio all'assessore se vuole enunciarlo. Il principio di economicità degli atti di gestione io l'ho richiamato per legittimare queste variazioni che non rivestivano il carattere di urgenza. È ovvio che poi c'è il segretario che è la figura idonea per dire se è legittimo o meno introdurre questa tipologia di variazione nella deliberazione di giunta. Se non lo ritiene legittimo, vuol dire che il principio a cui ho fatto riferimento non vale. Tutto qui, ma io presumo che se è stata redatto un verbale di giunta con i pareri del responsabile e con la firma del segretario e il parere del revisore, posso anche esprimermi dicendo che c'è la legittimità da parte della giunta di aver inserito all'interno della propria deliberazione anche queste variazioni. Tutto qui. Grazie Assessore, c'è qualche intervento? Assessore Adamoli, prego. Grazie. Ecco, riguardo il contenuto di questa variazione di PGT, oltre all'incarico che poi verrà espletato attraverso l'affidamento in seguito al bando sia di PGT che di VAS, è stato inserito anche il necessario digitalizzazione delle pratiche edilizie, che è un processo verso il quale stiamo andando e quindi richiede una certa attenzione. Unitamente a questo c'è anche l'adesione al PLIS dell'ANSA, quindi sono tutti argomenti pertinenti alla sfera urbanistica che sono stati concentrati in questa voce. Il nuovo ordinamento contabile ha messo a dura prova un po' tutti e sta mettendo, perché comunque non è di facile assimilazione e quindi è stato necessario avere questa urgenza per poter procedere con i lavori che in quanto partecipazione da agosto mi sembra che sia come commissioni sia come incontri sul territorio abbia riscontrato una decisiva presenza. Quindi questo. Grazie. Grazie Assessore. Se ci sono ultimi interventi, prima di mettere al voto, consigliere Battistella, prego. Microfono, prego. Suggerirei anche modalità di gestione di queste situazioni contabili da svolgersi anche in maniera stavo dicendo che suggerirei anche di sviluppare queste situazioni di variazioni contabili che vengono, mi sembra di capire che saranno non dico regolari ma abbastanza frequenti, chiamiamoli così, in funzione di una modalità di gestione che si è modificata nel corso degli ultimi tempi. Allora il mio suggerimento è innanzitutto se fosse possibile capire all'interno di questi 80.000 se potessero essere splittati e diversificati quali sono i costi dell'incarico del PGT, quello del VAS, la digitalizzazione e il PLIS. Ma lo dico, ma non tanto, perché poi in fine della fiera la sommatoria farà comunque 80.000 e vabbè, e lo sai, ce ne rendiamo conto. Ma è anche per capire, per far notare che, come diceva prima Barofio, cioè la partecipazione nostra a questo punto si riduce veramente ai minimi termini. Probabilmente sarebbe il caso
suggerisco di sviluppare una frequentazione diversa e una confrontazione, anche un modo di confrontarsi diverso, perché probabilmente saremo anche tutti più edotti su quello che sta succedendo. Personalmente, poi se posso già dire come la penso io, siccome su queste situazioni non ho potuto intervenire, non ho potuto gestire per un fatto A istituzionale e B perché la scelta vostra è quella di gestire le situazioni in questo modo, io non mi sento di dare né un consenso e neanche un voto contrario. Mi astengo, ma non peraltro perché non sono in grado di sviluppare in questo momento delle considerazioni se non a giochi fatti, e quindi questo sarà il mio atteggiamento. Grazie consigliere Battistella. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, consigliere Gambarini, prego. Ma non è un problema se sia corretto o meno fare delle variazioni di bilancio all'indomani di una presentazione di un bilancio di previsione per l'anno corrente. Ci sono dei fatti, degli eventi che non sono prevedibili, e quindi è anche giusto che il Consiglio Comunale poi prenda atto e giustifichi anche l'eventuale decisione presa all'interno della Giunta. È vero che certi fatti non sono prevedibili, perciò però ci sono fatti che se non sono prevedibili sono possibili, nel senso che se mi si rompe una pompa, è vero che io non so quando mi si rompa, ma nell'amministrazione sappiamo che è un evento possibile, quindi il prevedere a livello di bilancio qualche voce di manutenzione straordinaria è anche un elemento di una corretta impostazione di bilancio. Dal punto di vista metodologico, il fatto di inserire sotto la voce di sessione straordinaria altre variazioni che di straordinario non hanno, è una questione di correttezza metodologica. Insomma, si poteva anche fare un consiglio comunale in cui si prevede le voci straordinarie e un consiglio comunale in cui si vedono le voci ordinarie, ma anche fatte nella stessa serata, in cui da un orario a un altro si vengono convocati il consiglio, se questo è un problema di economicità. Perché quando l'assessore Orlandino dice che nei 100.000 euro ci sono dentro diverse valutazioni in base alla tipologia degli interventi che vengono fatti, certo, quando si parla di staticità capisco che può essere un aspetto di urgenza, ma quando si parla di efficientismo ancora energetico oppure andare in avanti su cosa ci ha chiesto le procedure per i vigili del fuoco, vabbè, queste possono anche essere viste sotto l'aspetto della gestione ordinaria. Quindi quello che si chiede, una correttezza metodologica in questo caso, non è che uno voglia essere contrario a tutti i costi, alle decisioni che vengono prese, però il rispetto di una certa metodologia è anche un rilievo democratico che va tenuto presente. Grazie. Grazie consigliere Gambarini. Se non ci sono altri interventi, possiamo mettere i voti. Quindi favorevoli alla delibera per ratificare e fare proprio ad ogni effetto la deliberazione numero 12 dell'8 febbraio 2018 relativa alla variazione di competenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 42,4 e dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Favorevoli? Contrari? 3. Astenuti? 1. Votiamo anche l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari?
2, 3, contrari, astenuti, 1. Vabbè, si chiude qui questa seduta del Consiglio Comunale. Buonasera a tutti.